Ciao amici e bentornati sul mio canale Fermentum. Oggi prepareremo insieme la pizza baciata. È una pizza molto particolare, si chiama baciata perché è composta da due strati sovrapposti e cotti insieme, contemporaneamente. L'impasto è un po' particolare, è un po' come una pizza in teglia, va quindi molto idratato, noi lo faremo intorno al 75% di idratazione. E per agevolare l'impastamento, soprattutto a casa e non avendo comunque delle impastatrici e quindi dovendo impastare a mano, sfrutteremo la tecnica del non-heat. Una tecnica che abbiamo visto anche in un video precedente quando abbiamo preparato la pinza romana. Sfrutteremo pertanto questa tecnica per poter aumentare quanto più possibile l'idratazione dell'impasto e per poter agevolarci il lavoro. Attenzione alla fase di cottura, che è quella che determina effettivamente la bontà del prodotto. È una cottura un po' particolare perché è composta da una prima fase, una pre-cottura, che durerà intorno ai 10-12 minuti, seguita da una fase di riposo che consentirà al prodotto di asciugare, per poi riportarla in cottura per altri 4-5 minuti e rendere questo prodotto effettivamente scioglievole in bocca e croccante. Finita la cottura, le potremo farcire come più ci piacciono. In questo video vedremo come preparare una teglia 30x40, che ho farcito dividendo la metà con due farciture diverse. Come sempre tutti gli ingredienti li trovate giù in descrizione. E non dimenticate di lasciare un like, un commento e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video. Ma adesso andiamo con le mani in pasta. Aggiungiamo il lievito alla farina e iniziamo a miscelare. Disponiamo a fontana e aggiungiamo il sale al centro. Se ce l'abbiamo lo sciroppo di malto, altrimenti possiamo anche non metterlo. L'acqua, mi raccomando, fredda di frigo, soprattutto se impastiamo in una giornata molto calda. E l'olio. Impastiamo velocemente, qualche minuto, con un leccapentolo o con un cucchiaio di legno, fino a quando i liquidi non saranno assorbiti alla farina. Non vi preoccupate se l'impasto risulterà grezzo, in questa tipologia di impastamento deve essere proprio così. Copriamo con pellicola e lasciamo riposare 30 minuti. Trascorsi i primi 30 minuti, procederemo a fare 4 giri di pieghe, i primi due in ciotola e gli altri due direttamente sulla spianatoia. Ogni giro di pieghe sarà intervallato da circa 30 minuti. Per i giri di piega in ciotola procederemo in questo modo, riportando l'impasto dall'esterno della ciotola verso il centro, per una decina-quindicina di volte. Per quanto riguarda invece i giri di pieghe sulla spianatoia, infarineremo leggermente la spianatoia e procederemo in questo modo. Ripiegando l'impasto su se stesso per qualche volta.
Finito l'ultimo giro di pieghe, mettiamo in ciotola, copriamo e andiamo in frigorifero fino al giorno seguente. Il giorno successivo, 3 ore prima della cottura, toglieremo dal frigo e divideremo l'impasto in 2 panetti, da circa 450 grammi ciascuno. Formiamo i nostri panetti cercando di dare una forma un po' più allungata. Questo ci aiuterà nella fase di stesura se abbiamo una teglia rettangolare come la mia. Trascorse le 3 ore a temperatura ambiente, ribaltiamo sulla spianatoia e iniziamo la stesura. È importante che venga fatta delicatamente con i polpastrelli per evitare di sgonfiare l'impasto. Facciamo cadere la farina in eccesso, andiamo in teglia e finiamo la stesura. Stendiamo il secondo panetto allo stesso modo. Mettiamo un filo d'olio fra i 2 strati di pasta e sovrapponiamo. Andiamo in forno ben caldo a 250 gradi circa, in modalità statica, sul ripiano medio-basso del forno e cuoceremo per circa 10-12 minuti. Sforniamo, apriamo e lasciamo raffreddare così per 10 minuti, in questo modo tutto l'eccesso di umidità verrà eliminato dall'impasto. Richiudiamo e andiamo di nuovo in cottura per la cottura finale, sempre forno ben caldo a 250 gradi, sempre in modalità statica, per 4 minuti circa. Ed ecco la nostra pizza baciata pronta per essere farcita. Mettiamo su una gratella e farciamo ancora tiepida per come più ci piace.
ultimo ma non per importanza, un filo d'olio sulla parte superiore della nostra pizza. La renderà lucida e le darà ulteriore sapore. Amici, per chi fosse interessato all'aspetto delle farciture, una metà l'ho farcita con un pesto di pistacchi, mortadella e stracciatella, mentre l'altra metà con lattuga, prosciutto cotto arrosto e mozzarella di bufala. Ciao amici e con me ci vediamo al prossimo video.